Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi torniamo con quello che è un video di tattiche e istruzioni. Difatti, ieri ve l'avevo preannunciato che sarebbe arrivato questo tipo di contenuto e andiamo ad analizzare quello che è un modulo del quale in realtà vi ho già parlato settimana scorsa, tra quelle che erano le mie nuove tattiche, però in realtà questo schieramento ve l'avevo analizzato in chiave puramente offensiva per recuperare le partite. Invece, quelle che sono state le qualifiche del weekend scorso hanno messo in evidenza che in realtà è un modulo col quale si può condurre tranquillamente tutta la partita. Certo, vanno presi alcuni accorgimenti, ma il tutto è fattibile. Andiamo anche ad analizzare quelli che sono i giocatori migliori ruolo per ruolo e in più andiamo ad analizzare anche alcune clip prese proprio dalle qualifiche di settimana scorsa. Ma senza perderci ulteriormente in chiacchiere, passiamo subito sul gioco. Potete ammirare la mia squadra, vedete che in porta è arrivato il buon Yashin con la coppolona. Devo dire la verità, molto molto forte, l'ho trovato al player pick, devo dire bel portiere. Varane che deve volare al più presto, ma purtroppo i crediti scarseggiano. Modulo in questione dunque, senza fare ulteriormente misteriosi, tanto l'avete letto dal titolo, il 4-3-1-2, che ci introduce a quello che potremmo definire un nuovo meta, come piace a voi. Difatti io sono rimasto veramente ammaliato ed estasiato a veder giocare Cosimo Guarnieri, il quale ha fatto anche top 6, quindi ritornerà all'azione nelle fasi finali del torneo il 21 marzo, quindi lo seguiremo sulla piattaforma Viola sul mio canale, link in descrizione. Ho chiesto le sue tattiche, me le ha date, le ho provate, mi stanno piacendo un casino e magari ho detto le condivido con voi, che se volete provare questo modulo potete andarle appunto a testare. Quindi andiamo immediatamente sulle tattiche personalizzate e andiamole a vedere. Perfetto, prima differenza che andiamo a notare subito su quello che era lo schieramento invece per recuperare le partite è lo stile di difesa, in questo caso equilibrato. Non abbiamo più un pressing una volta persa palla, chiaramente per evitare che i giocatori si vadano a stancare. Quindi è chiaro che quello stile di gioco lì veniva utilizzato per recuperare la partita, quindi era un tutto per tutto disperato. Qui utilizziamo un atteggiamento invece un po' più conservativo per evitare che i giocatori rischino di consumare la loro stamina e poi dover essere sostituiti. Quindi stile di difesa equilibrato, ampiezza 5, trattandosi questo di un modulo diverso dal rombo, nonostante possa sembrare simile, visto che i tre centrocampisti fanno molto più filtro, sono molto più compatti rispetto ad un 4-1-2-1-2. È un modulo questo che addirittura in fase offensiva alle volte può tramutarsi anche in un 3-5-2 volendo, quindi molto molto buono anche per questo motivo. Quindi ampiezza 5 per far sì che la squadra non vada ad aprirsi troppo e vada a sfruttare quella che è la copertura proprio della zona centrale tipica di questa formazione. Profondità 8 per far sì che i miei giocatori siano sempre aggressivi dietro gli uomini avversari, visto che poi sapete, da 7 in poi di profondità si spamma anche in automatico la trappola del fuorigioco ed è veramente de gustibus. Per quanto riguarda lo stile di attacco, abbiamo in questo caso equilibrato, anche qua per andare a gestire con calma quella che è la manovra. Difatti, trattandosi di un modulo magari che può spingere a giocare in rapidità, questo invece vi deve, insomma, servire da mantra. Per ricordarvi che l'azione va costruita anche in questo caso con calma, non dovete cadere in quella che è l'illusione di dover fare necessariamente uno o due rapidi per andare avanti solo perché avete un modulo simile al rombo. Giocate con calma, aprite gli spazi, cercate di sfruttare l'esterno, nonostante sia un modulo molto interno, ma dopo vi farò vedere con delle clip come andare a sfruttare appunto l'esterno. Ampiezza anche in questo caso 5, perché non voglio che i miei giocatori siano troppo distanti tra di loro. Per recuperare le partite avete visto come addirittura utilizzavo uno perché li volevo proprio super stretti. Qui invece voglio che comunque un minimo di ampiezza la abbiano in maniera tale che si vadano ad aprire le difese avversarie. Ma comunque l'ampiezza ce l'andiamo a costruire noi passaggio dopo passaggio. Giocatori in area invece in questo caso abbiamo 5, perché voglio che i giocatori, appunto, mezze ali, eccetera, eccetera, vadano a creare superiorità o quantomeno minaccia per quanto riguarda l'area di rigore avversaria, e quindi abbiamo 5. Per quanto riguarda le istruzioni, abbiamo delle novità, perché in questo caso ai terzini abbiamo attacco equilibrato, quindi non c'è più quel sovrapponiti, ok? Quindi i terzini vengono lasciati esattamente liberi. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che non saliranno, che non difenderanno? No, vuol dire che saliranno quando servirà e vuol dire che torneranno indietro quando altrettanto servirà. Quindi non metteteli offensivi, altrimenti si stancano, non metteteli resta dietro, altrimenti perdete la peculiarità e l'imprevedibilità di questo modulo. Per quanto riguarda invece i centrocampisti, abbiamo le due mezze ali su semplicemente copertura al centro, mentre il mediano abbiamo su resta dietro in attacco.
e ovviamente copre al centro. Caratteristiche fondamentali di questi giocatori: abbiamo bisogno ovviamente di un mediano, il quale deve essere fondamentalmente il più difensivo tra tutti. Quindi tra il mio Bruno e il mio Kulusevski, chiaramente è proprio Renato. Le due mezze ali devono essere due giocatori possibilmente abbastanza fisici, come magari può essere un Kulusevski, tecnici, come lo sono entrambi, in grado di passare bene il pallone e perché no di finalizzare. E con Kulu e Bruno ci siamo. Kulu ovviamente è adattato, però ci sta perché insomma questo è il mio modulo di partenza. Kulusevski lo devo necessariamente andare ad adattare in quella posizione. Per quanto riguarda il COC, abbiamo invece rientra in difesa. Perché abbiamo rientra in difesa? Perché appunto vogliamo andare a ricostruire quella linea 4 un po' più ideale in fase difensiva sul centrocampo per far sì di poter difendere un po' meglio e essere un po' più compatti. Ruolo questo chiave del COC che per me deve assolutamente ovviamente avere dei passaggi buoni. Ancora di più meglio se ha 5 piede debole, perché vuol dire che se capita il pallone sul piede debole col passaggio comunque lo fa bene. E le 5 skill gli danno poi imprevedibilità. Quindi ancora meglio se c'ha pure 5 di skill. Per quanto riguarda invece i due giocatori d'attacco, le istruzioni sono: in questo caso inserisciti alle spalle e rientra in difesa per entrambi. Perché rientra in difesa? Anche qua, perché visto che rientra in difesa anche il CC, gli attaccanti rientrando in difesa non solo gli danno una mano, ma fanno sì che appunto rientrando in difesa non si vada poi a creare questa spaccatura tra il CC che era arretrato e loro due che rimangono avanti. Quindi è tutta una fisarmonica, no? Se la squadra va avanti si allunga, se la squadra va la fisarmonica va indietro si ritrae tutta, quindi è un movimento armonico che segue, quindi inserisci alle spalle ma rientra in difesa agli attaccanti. E per quanto riguarda le istruzioni, è tutto fondamentalmente. Ma allora che cos'è che rende questo modulo così forte, eccetera, eccetera, eccetera? Lo andiamo subito a vedere con quelle che sono delle situazioni di gioco che possiamo subito andare a riscontrare da quella che è proprio una partita del buon Cosimino che vi ho menzionato in precedenza, presa dalla qualifica, in particolare il round decisivo contro Oliboli. Arriva la nostra lavagna tecnica a darci soccorso e guardate come il buon Cosimo si ritrovi in possesso palla qui con Mendy, squadra praticamente schierata. Ok, sta ripartendo. Qui vedete che abbiamo il suo terzino, qui abbiamo il COC, qua abbiamo i due ATT, qui abbiamo l'altro terzino, qui abbiamo i due DC e qui abbiamo i tre centrocampisti. Vedete come la squadra qua è perfettamente piazzata, ok? Fermi, immobili. Guardate quando lui adesso va effettivamente a iniziare quella che è la manovra offensiva, che cosa succede? Mendy, con calma, ricomincia, palla dentro, sui centrocampisti. Guardate qua, lui in questo momento ha scambiato palla tra i due centrocampisti. Gli ha preso il volo il terzino. Mendy, anche in una posizione molto favorevole, e già qui lui praticamente si ritrova proiettato, avendo fatto uno scambio semplicissimo, un dai e vai tra i due centrocampisti. Gli si sono buttati dentro i giocatori. Guardiamo come procede questa azione, perché è veramente emblematica. Lui scambia con Neymar, poi palla sulla punta. Punta che vedete in questo caso non è che va a cercare poi subito l'1-2, no, fa il lavoro da boa. E guardate, il lavoro da boa va a liberare esattamente in questa porzione di campo il terzino. Terzino che si è ritrovato da solo perché si è andato a sovrapporre. Non viene servito, ma il solo fatto di essere lì va a spaventare il buon Oliboli. E guardate in questo frangente. Lui praticamente si ritrova dentro la metà campo avversaria con solamente due difensori centrali che rimangono a fare guardia. Poi contiamo gli uomini. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giocatori di Cosimo dentro la metà campo avversaria a mettere paura e pressione ad Oliboli. Oliboli che in questo momento invece difendeva anche lui con 9 di giocatori, perché non contiamo i due giocatori che appunto sono dietro la linea della palla, non contiamo il portiere, quindi in realtà siamo 8 contro 8, quindi abbiamo una situazione di parità numerica, no? Molto favorevole. Andiamo a vedere come prosegue. Guardate qui, lui con Llorente cerca e trova giustamente Mendy. E lui già una volta che si ritrova con Mendy, guardate quanti uomini qua ha già tagliato fuori dall'azione. Con la salita del terzino che si ritrova a minacciare l'avversario. Quindi il vantaggio di questo modulo grandissimo, gigantesco, è proprio questo: riversarsi a fiume con i giocatori nella metà campo avversaria. Poi guardate lui come è bravo a tenere palla. Vedete, la manovra va costruita comunque con calma dall'esterno verso l'interno, nonostante stiamo utilizzando un 4-3-1-2. Guardate lui con quanta pazienza
si va a costruire questo scambio tra i centrocampisti, cerca poi di andare al centro, cerca di andare a sfruttare quelli che sono i movimenti, guardate qua con quanta maestria. Voi allora immagino che vi starete chiedendo, sì, tutto bello, ma metti caso che poi prendi un contropiede, raga, ma pure se voi prendete il contropiede, avete visto in questo caso, ora lasciate perdere che è finito il tempo, come si era già buttato indietro il terzino, e tu qua già Mendy non lo vedi più perché quel buon Mendy da bravo trenino era rintornato subito all'indietro. Quindi questo qua è un modulo veramente che ti permette di fare entrambe le fasi veramente al top, veramente al top. Chiaramente ha bisogno di un attimino di tempo per essere imparato, masterato, però è un modulo che sicuramente può dare un po' di brio. Ma ricordate un po' quando su FIFA 19 giocavo con il rombo, quindi ho detto perché no, proviamolo, mi ci sto trovando bene, vedremo come prosegue. E nulla raga, per quanto riguarda questo video è tutto, vi ricordo di lasciare un like, un commento, in descrizione tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma Viola. Non mi resta che salutarvi raga, vi auguro una buona giornata, un bacione al vostro Liberoschi, ciao ciao!